Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata, su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione a soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiu.com. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiu.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più. BPV Risparmiatori Ingannati, l'azione di IR Responsabilità. Il terzo libro dossier di Vicenza Più documenta i 2 miliardi di euro di danni chiesti dalla ex popolare vicentina a Gianni Zonin, ai suoi amministratori, direttori e sindaci. Ti fa sapere i come e i perché. BPV Risparmiatori Ingannati, l'azione DIR Responsabilità. Trovi il libro dossier a 10 euro nelle migliori edicole e librerie, su Amazon e sullo shop di vicenzapiu.com. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Mi chiamo Andrea Summa, nato il 9 maggio 1975 a Frascati, provincia di Roma, residente a Roma. Allora, prima di cominciare, chiederle se c'è il consenso alla ripresa visiva della sua deposizione. Certo. Grazie. È testa di polizia giudiziaria e quindi può consultare in aiuto alla memoria gli atti di indagine. Sono punto a sua firma in cui indagini abbia. Prego. Grazie Presidente. Onorevole, buongiorno. Vuole riferire innanzitutto a titolare che resta partecipato all'attività di indagine poi porta a questo processo? Certo, Tentro Monello, comandante del gruppo tutela dell'economia, del nucleo di polizia economico-finanziaria, già nucleo di polizia tributaria fino al 31 dicembre 2017, del comando provinciale Guardia di Finanza di Vicenza. Senta, vuole riferire al tribunale come inizia l'attività di indagine preliminare e come poi sui fatti relativi alla gestione della Banca Popolare di Vicenza? Certo, siamo nei primi mesi del 2015 e iniziano a uscire diciamo delle notizie dalla stampa specializzata, dai locali organi di stampa, che mettono in dubbio la solidità patrimoniale della Banca Popolare di Vicenza. Diciamo questa situazione veniva contestualizzata nell'ambito di una attività accertativa fatta dalla Banca Centrale Europea nel corso del 2014, da cui si evinceva evidentemente che sostanzialmente vi erano dei valori patrimoniali che non corrispondevano a quelle che erano le prerogative precedenti della stessa banca. In particolare veniva messo in evidenza che un prestito obbligazionario riferito a un aumento di capitale dell'anno precedente, del 2013, era stato convertito in azioni per un importo tale che la stessa Banca Popolare di Vicenza superava di molto poco, ecco, di pochi milioni di euro, il cosiddetto stress test che fa parte del comprehensive assessment. Per cui in questo diciamo, contesto escono poi queste notizie di stampa che mettono in dubbio questa solidità patrimoniale, mettono in dubbio il valore dell'azione che era un valore molto alto ancora in quel momento, stiamo parlando di 62,5 euro per titolo, e arrivano anche delle esposte, ricordo anche un articolo di giornale in particolare che parlava
di un elemento in più che in qualche modo si accostava a delle situazioni che si erano già verificate con Veneto Banca, con la vicina Veneto Banca, diciamo, e quindi emergeva la possibilità, la potenziale, diciamo, attività illecita del finanziamento da parte della stessa Banca Popolare di Vicenza, finalizzato l'acquisto di titoli azionari della stessa banca da parte dei soci azionisti della banca. Emergeva quindi una situazione che poteva avere dei riflessi importanti dal punto di vista dei reati che si potevano profilare, e quindi viene deciso, diciamo, di fare un accertamento sui bilanci. Si parte quindi con un accertamento sui bilanci che va a verificare le poste di bilancio e ad approfondire in particolare il valore degli avviamenti. Infatti il valore degli avviamenti sembrava molto molto elevato rispetto diciamo a quello che era il trend degli avviamenti anche di altre banche non quotate. In questo bisogna fare... Chiedo scusa, sì, per Ornello, come si calcola l'avviamento di una banca? Certo. Diciamo che l'avviamento è un'immobilizzazione immateriale e in quanto tale, diciamo, viene iscritto in bilancio nel momento in cui si produce, diciamo, l'effetto, ad esempio, del pagamento, non so, per l'acquisto di tot numero di sportelli, di filiali di una banca. Banca Popolare di Vicenza, facendo una premessa, negli anni dal 2000 in poi aveva acquisito sportelli bancari di altri istituti creditizi, si erano svolte delle fusioni per incorporazione di altre banche che poi sono rientrate nel controllo della stessa Banca Popolare di Vicenza, Tocca Riparato, mi viene in mente Banca Nuova, ha acquisito sportelli di UBI Banca, di Banca Intesa. Queste operazioni di macroaggregazione creditizia avevano portato, diciamo, a iscrivere correttamente dei valori di avviamento nell'anno in cui è stata eseguita l'operazione. Da quel momento in poi l'avviamento, secondo anche i principi contabili internazionali, deve essere anno per anno oggetto di valutazione. Quindi parliamo di avviamenti che a partire dal 2000-2001 fino al 2010, anno per anno, sono stati inseriti nel bilancio di esercizio e non sono, o meglio, sono mantenuti in bilancio per molti anni, fino ad arrivare appunto agli anni dopo che inizia la crisi finanziaria, 2008-2009, quando tutte, diciamo, le banche, sulla base anche degli indirizzi naturalmente della Banca d'Italia, avevano in qualche modo provveduto alla svalutazione degli stessi avviamenti. Invece la Banca Popolare di Vicenza, negli stessi anni, parlo quindi dopo la crisi che inizia nel 2007-2008, continua a mantenere gli avviamenti molto elevati, tant'è che noi abbiamo analizzato i bilanci verificando che nel 2010 l'avviamento era 942 milioni di euro ed era costituito da tutti diciamo, questi valori aggregativi che si riportavano già dai primi anni 2000 nel bilancio della banca. Nel 2011, nonostante la crisi, permane 942 milioni di euro. Nel 2012 più o meno la cifra si attesta, seppure di qualche milione in meno, ma mi sembra 429 milioni di euro, nel 2013 altrettanto, e anche nella relazione semestrale del 2014, quando stava intervenendo la Banca Centrale Europea per il Comprehensive Assessment, la Banca Popolare di Vicenza dichiarava nella relazione semestrale avviamenti che erano pari a quell'importo. Se ho ben capito, colonnello, tra le altre cose, che rispetto quindi alla valutazione degli avviamenti derivanti da quelle operazioni di cui ha fatto cenno, il bilancio di Banca Popolare di Vicenza dà in controtendenza rispetto a quello che veniva dal sistema bancario dell'epoca. Esattamente, andava in controtendenza e vorrei specificare anche che, ecco, con riferimento all'acquisito sull'avviamento ai fini contabili, l'avviamento si vincola anche a naturalmente una redditività futura, a una redditività che in qualche modo viene in prospettiva analizzata, e quindi non può non tener conto, quando si, diciamo così, mantiene in bilancio un avviamento per giunta di quelle dimensioni, non si può non tener conto della redditività futura. Andava quindi in controtendenza con tutto quello che era il sistema bancario, con quelli che erano gli indirizzi delle autorità di vigilanza,
che avevano portato a un notevole a una notevole svaluzione degli avviamenti in tutti gli istituti creditizi e che avevano portato un po' anche a una politica diversa da parte degli altri istituti creditizi in generale nel complesso delle attività, quindi anche di riduzione degli sportelli bancari, laddove la Banca Popolare di Vicenza mirava ancora a quota 1000, mentre gli altri istituti creditizi avevano ridotto drasticamente anche in relazione alle logiche informatiche, quindi allo sviluppo naturalmente della banca telematica, delle banche informatiche. In controtendenza invece la Banca Popolare di Vicenza non si era indirizzata come tutte le altre banche in tal senso. E c'è da aggiungere che l'analisi del valore dell'azione era particolarmente rilevante, perché appunto a differenza delle altre banche il valore dell'azione della Banca Popolare di Vicenza, che ricordiamo non viene, essendo non quotata, non era stabilito al libero mercato, ma era decisa da meccanismi diversi. In particolare veniva stabilito una frazione del patrimonio, da un valore dato alla frazione del patrimonio della banca decisa da un esperto indipendente e da un sovrapprezzo deciso dalla stessa banca. Quindi, non essendo regolata dal libero mercato, non rispondeva ai criteri della domanda e offerta. In questo senso il valore comunque, e lì c'è un moltiplicatore che è un valore tecnico che è dato dal rapporto tra il valore dell'azione, che era 62,5, e il valore dell'azione stabilita dall'esperto indipendente, che era a memoria 43 euro circa. Questo rapporto dava un moltiplicatore pari a 1,43, che era un moltiplicatore che era nettamente superiore del moltiplicatore che usciva da tutte le altre banche quotate, che era 0,67, ed era superiore, anche se in maniera meno rilevante, al moltiplicatore delle banche non quotate, che era, se non ricordo male, 1,31. Quindi anche questo valore generava, il forte sospetto che il valore dell'azione fosse stato nel tempo sopravvalutato, o quantomeno non svalutato, quando invece tutte le altre banche, subito dopo la crisi, dal 2007-2008, avevano avuto tutte delle incidenze molto negative nella valutazione. Tuttavia, anche la Banca Popolare di Vicenza, nel periodo della crisi, aveva avuto un valore dell'azione che si era fermato, era passato da 40 euro a titolo nei primi anni 2000 e nel 2010 si era attestato intorno ai 61,5. Da lì è cominciato l'opera di mantenimento del titolo, che si arriva a 62,5 e si ferma fino alla fine, fino a quando poi non c'è stato un ricordo. Sulle variazioni di valore dell'azione poi ci arriveremo con un senta. Quindi la prima informativa che produce il suo reparto, in estrema sintesi, ha il contenuto che ha appena riassunto. Dopo questa informativa vorrei riferire al Tribunale quali sono le iniziative che vengono svolte, compiute, fino ad arrivare poi alle perquisizioni del 22 settembre 2015 sulla IBT, che è appunto la sede principale di Banca Popolare di Vicenza. Certo, dopo questa informativa chiaramente si necessitavano gli approfondimenti ed era quindi necessario a quel punto cercare di capire anche cosa stava succedendo. Senza dimenticare che in quel mentre, proprio mentre facevamo l'informativa, stavano avvenendo degli accadimenti molto importanti per la Banca Popolare di Vicenza, in primis l'ispezione della Banca Centrale Europea, che era in corso dal febbraio del 2015, la nostra informativa è del 7 aprile del 2015. Quindi la prima iniziativa era quella di sentire il dottor Gatti, che stava in quel momento era il capo team ispettivo della Banca d'Italia, per verificare cosa stava succedendo nell'ambito dell'ispezione e quindi cercare di capire qualcosa in più per poter orientare anche l'attività di polizia giudiziaria. Alla luce quindi anche di questa dell'audizione di quel
quello che era venuto fuori dalla stessa e dalle indagini complessivamente svolte, si ritiene che a quel punto debbano essere individuati, diciamo, degli obiettivi specifici e quindi si dovesse provvedere a svolgere delle perquisizioni importanti, perché coinvolgevano un numero di obiettivi molto elevato, obiettivi che sono stati individuati nelle primise nella Banca Popolare di Vicenza e quindi nella sede centrale della Banca Popolare di Vicenza e anche nelle sedi diciamo di Palermo, di Banca Nuova, controllata dalla Banca Popolare di Vicenza, e la sede della, banca, della stessa banca a Milano. Inoltre gli indagati, che in quel momento diciamo erano il Presidente del Consiglio di Amministrazione, due amministratori e quattro dirigenti della banca che svolgevano ruoli di rilevanza all'interno della stessa. Sì, faccio proprio così per chiarire. Sì, Giovanni Zonin, che è il presidente del CDA della Banca Popolare di Vicenza, Giuseppe Zigliotto, che era un consigliere d'amministrazione, e il consigliere Tossena, e poi c'erano il direttore generale Samuele Sorato, e due vice direttori generali che gestivano le aree principali coinvolte negli accadimenti, e quindi il dottor Andrea Piazzetta, che gestiva la direzione finanza, e Giustini, Emanuele Giustini, che gestiva invece la divisione mercati. Credo di non aver dimenticato nessuno. Questi erano. Con riferimento alla perquisizione del 22 settembre 2015. Con riferimento esattamente alla perquisizione del 22 settembre 2015, poiché gli accadimenti avevano rilevato nei loro confronti degli elementi tali che potevano essere rilevanti sia ai fini naturalmente del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, sia in relazione al reato di aggiotaggio. Senta, davvero in estrema sintesi le modalità di questa di queste perquisizioni che furono compiute, che peraltro poi i verbali sono già stati inseriti nel fascicolo del dibattimento, soprattutto per quanto riguarda il materiale che viene acquisito in quel contesto. Certo, vengono fatte le perquisizioni domiciliari, come dicevo, nei confronti dei sei indagati, nei confronti di altre 15 persone che si ritenevano essere, diciamo, coinvolte e comunque ricoprire dei ruoli importanti all'interno della banca. E per quanto riguarda le tecniche della perquisizione, poi vengono perquisiti naturalmente anche gli uffici delle rispettive persone, e quindi la Banca Popolare di Vicenza sostanzialmente. Quasi tutti, diciamo, gli uffici della stessa banca, con impiegati più di 100 militari, e fu deciso di andare anche presso la SEC Servizi, che era la società informatica del gruppo della Banca Popolare di Vicenza, a prendere e a fare copia integrale del server della stessa banca. Furono prese le account di posta, 73 account di posta elettronica di sia degli indagati sia di numerosi altri soggetti, perché si riteneva che naturalmente potessero contenere degli elementi che poi portassero delle fonti di prova importanti. Furono acquisite, sempre facendone poi copia integrale nei tempi tecnici che naturalmente necessitavano tablet, computer e supporti di telefonia, dai quali si potevano evincere naturalmente anche le comunicazioni tramite WhatsApp che potevano essere naturalmente rilevanti ai fini delle indagini. Furono nell'ambito delle perquisizioni acquisite un materiale cartaceo diciamo di notevole imponenza, e anche delle schede SD che riportavano le registrazioni dei vari consigli di amministrazione e comitati esecutivi. Quindi sulla base di questi, diciamo, tutte queste acquisizioni, con queste tecniche furono utilizzate anche dei militari computer forensic e data analysis, dei consulenti del PM per appunto le procedure informatiche, e poi si dovete procedere naturalmente all'esame di queste enorme mole di documentazione informatica e cartacea. Senta, attività di perquisizione. Chiedo scusa. Fu deciso di fare con la copertura di cosiddetta attività, certo, tecnica, vuol dire, certo, sì. Telefonica.
io sul punto, con il consenso della seduta del tribunale e delle altre parti, esibirei un tabulato al test, che è una sorta di contabilità dell'attività di intercettazione telefonica fatta nel corso delle indagini, signor Presidente, tabulato predisposto dallo stesso reparto all'epoca comandato dal colonnello Summa. Se ci confermo, così andremo più velocemente su questo punto. Sì, questi sono, diciamo, tutti i dati, infatti è 85 complessivamente le intercettazioni svolte, e quindi sono state fatte naturalmente in corso, prima della perquisizione, in corso di perquisizione, per avere gli importanti elementi probatori, verificare diciamo, la situazione in corso di perquisizione e dopo la perquisizione. E c'è da sottolineare che le intercettazioni che sono state fatte, circa la metà sono state fatte in corso di perquisizione, poi i telefoni sono stati staccati subito dopo le perquisizioni e diciamo, all'occorrenza, quando si rendeva diciamo, necessario o opportuno, è stato richiesto appunto l'intercettazione telefonica in particolari occasioni. Cito per esempio l'interrogatorio del direttore generale Sorato, nella cui occasione è stata diciamo, svolta appunto, eseguita l'intercettazione telefonica, o anche nel momento in cui sono stati consegnati gli avvisi ex 360 del codice di procedura penale nei confronti dell'amministratore Miranda, dell'amministratore Zuccato e del dirigente Pellegrini della direzione bilancio. In quell'occasione si voleva verificare diciamo così, tramite le intercettazioni telefoniche che cosa naturalmente poteva emergere in relazione appunto a queste situazioni, e poi anche in occasione dell'acquisizione insomma, informazioni dell'amministratore, dell'ex diciamo amministratore delegato di Rocchi, e in altre circostanze in cui si è reputato opportuno diciamo attivare questo tipo di appunto intercettazione. Sempre così in contemporanea altre indagini che certo si ritenevano potessero favorire i commenti. Certo, sempre in relazione alla possibilità che potessero emergere dei commenti rilevanti e finire le indagini. Senta, tornando all'attività di perquisizione, poi viene fatto un secondo accesso, un'attività di perquisizione presso la sede della Banca Popolare di Vicenza nell'ottobre sempre del 2015. Si ricorda come mai fu necessario un secondo intervento di questo genere presso la sede della banca? Sì, diciamo, il secondo intervento fatto presso la sede della banca fu un intervento mirato, in quanto nell'ambito delle prime investigazioni svolte era emersa una figura, la figura di Antonio Villa, che era un ex diciamo, dipendente della banca, che dal 2013 aveva avuto un contenzioso con la banca stessa. In relazione a questo contenzioso, lo stesso Antonio Villa, tramite il suo legale, aveva mandato una diciamo, missiva alla Banca Popolare di Vicenza, indirizzata al presidente della Banca Popolare di Vicenza, dottor Giovanni Zonin, e al esponente capo della Compliance, Ferrante, se non ricordo male, si chiama. E questa missiva, diciamo, era stata inviata e riportava dettagliatamente che diciamo così, le dimissioni erano dovute, l'interruzione del rapporto di lavoro era dovuto alla mancata volontà da parte di questo ex gestore di svolgere le cosiddette operazioni baciate. Quindi era scritto in chiari termini in questa lettera cosa erano le operazioni baciate e che lui si rifiutava sostanzialmente di dover emessere. In relazione a questa situazione, che appariva chiaramente molto rilevante, visto che c'era una missiva indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, furono fatte queste perquisizioni presso la segreteria, presso il suo ufficio,
e presso altri uffici rilevanti che si occupavano del contenzioso, in particolare del personale. Attinente alla gestione di questa missiva per verificare chi l'aveva presa in carico, chi l'aveva letta, quali articolazioni erano state interessate e se si era avuto conoscenza da parte di chi appunto di questa missiva che spiegava molto bene il fenomeno delle operazioni facciate. E in questo contesto viene fatta anche una perquisizione presso Villa. E viene fatta anche una perquisizione presso Villa, esattamente, proprio per verificare se lo stesso avesse, diciamo, della documentazione o informando o cartacea rilevante presso la propria abitazione, e quindi fu fatta anche esattamente la perquisizione presso la sua abitazione. Sì. Senta, da ultimo, per quanto riguarda questo procedimento, viene poi un terzo accesso presso la sede legale della Banca Popolare di Vicenza nel giugno 2016. In estrema sintesi, il motivo anche di questo terzo accesso, colonnello? Sì, chiaramente il lavoro che veniva svolto dal nucleo, allora nucleo di Polizia Tributaria di Vicenza, anche dal nucleo speciale di Polizia Tributaria di Roma, era un lavoro notevole e in continua evoluzione, e quindi diciamo, gli elementi che ogni volta emergevano spesso rendevano necessaria un'ulteriore acquisizione presso la banca, e soprattutto c'erano delle situazioni che dovevano essere approfondite, in particolare che riguardavano delle operazioni diciamo che si svolgevano con dei fondi, in particolare ricordo il fondo Macalu, Jupiter, una serie di fondi che sono stati utilizzati alla fine del 2012 per svuotare il fondo acquistazioni proprie della Banca Popolare di Vicenza. Poi c'erano delle email che non avevamo, e quindi si era necessario andare di nuovo presso la SEC ad acquisire email soprattutto della divisione crediti, nonché le email diciamo riferite all'ispezione di Banca Italia 2012. E poi c'erano ancora delle situazioni che riguardavano controversie di lavoro che un po' sulla stessa scorta dell'episodio Villa sembrava potessero avere riflessi molto interessanti, perché erano molti gestori che evidentemente si rifiutavano di continuare con le attività della banca. Ho capito. Senta, poi al di là di questi atti, come dire, esterni, l'attività di indagine è proseguita con soprattutto l'esame della documentazione via via acquisita a corso dei mesi. Sempre io farò un paio di domande su due argomenti specifici, che uno sono in realtà per quanto riguarda le seconde operazioni, ha già risposto il test che ha proprio il test precedente, il dottor Bessineo, le caratteristiche degli aumenti di capitale che vengono compiuti dalla banca nel 2013, ci vuole riferire questi? Sì, l'aumento di capitale del 2013 ha queste caratteristiche. Sostanzialmente la Banca Popolare di Vicenza fa due aumenti di capitale, un aumento di capitale nei confronti dei già soci da 253 milioni di euro, e abbinato a questo aumento di capitale nei confronti dei già soci azionisti vi è l'emissione di un prestito obbligazionario sempre di 253 milioni di euro, quindi per un totale di 506 milioni di euro. Questo prestito obbligazionario però, diciamo, la banca poteva convertirlo in azioni, se non ricordo male, entro 18 mesi, e cosa che poi effettivamente è avvenuta nel momento dello stress test, quando è andata in crisi, e quindi si è reso necessario appunto un'ulteriore patrimonializzazione. La sottoscrizione delle azioni di nuova emissione implicava anche l'acquisto delle obbligazioni. Sì, era in abbinata. E quindi diciamo, ecco, sostanzialmente convertendo le poi in azioni, chiaramente gli azionisti si sono ritrovati non più con un prestito obbligazionario che, se non ricordo male, era 5 anni, ma con delle azioni. Mentre il prestito obbligazionario, una volta convertito appunto in azioni, dava il diritto ad un premio fedeltà del 10% del valore stesso delle azioni.
e quindi questo comportava che la banca in qualche modo premiava, diciamo, che i soci azionisti si premiava, ma con altre azioni della banca, che come vedremo come abbiamo visto poi alla fine era una metodologia per fare in modo di liberarsi un po' di azioni, liberare il fondo azioni proprie della banca, che era spesso esorrente, era diciamo pieno, e quindi andava liberato. Senta, oltre a questa operazione di aumento di capitale, si ricorda il cosiddetto mini outlet, di capitale, che viene fatto anche nel 2013? Sì, il mini outlet veniva fatto invece per ampliare la base sociale, quindi era un progetto sempre di ampliamento della dirigenza della Banca Popolare di Vicenza, e quindi si mirava ad avere un maggior numero di soci sempre, anche in questi aumenti di capitale, e per cui mi sembra che sia stato di 100 milioni di euro, e comportava appunto l'emissione di azioni. Questo aveva una rilevanza particolare perché si dava la possibilità ai piccoli azionisti che volevano acquistare nuove azioni di averle anche tramite finanziamenti della banca. Questo era riservato ai non soci? Riservato ai non soci. Questo è stato ritenuto molto importante perché la Banca Popolare di Vicenza sapeva benissimo, i dirigenti della Banca Popolare di Vicenza conoscevano benissimo la regola secondo la quale se le azioni venivano acquistate dai soci tramite finanziamenti, questo doveva essere oggetto di scomputo dal patrimonio di vigilanza. Per cui questo elemento qui, diciamo che è oggetto di interlocuzione con la Banca Centrale Europea, veniva richiamata anche dalla stessa banca in più come Centrale Europea. Allora Banca d'Italia, veniva richiamato più volte questo concetto, proprio richiamando la Banca Popolare di Vicenza, che in relazione a quelle azioni del mini outcap che venivano finanziate, questo doveva essere oggetto di scomputo. Peraltro ricordo in particolare una missiva in cui la stessa Banca Popolare di Vicenza, chiarendo mi sembra una richiesta di Banca d'Italia sul fatto che c'era un residuo di 20 o 30 milioni di euro alla fine dell'anno del fondo acquisto azioni proprie, richiama proprio la Banca d'Italia dicendo che invece i milioni si erano 29, ma in realtà erano 7, perché bisognava scomputare i 24 che erano stati finanziati. Come dire, aveva la consapevolezza piena del fatto che andavano scomputati, e quindi voleva valorizzare il fatto che il fondo acquisto azioni proprie era 7 milioni di euro anziché 24. Quindi lei dice, se ho capito, che questo mini outcome che prevedeva la facoltà, la possibilità per i soci di sottoscrivere un finanziamento appunto finalizzato alla sottoscrizione delle azioni, in questo caso la banca aveva operato, come la sua espressione, lo scomputo di questo capitale sottoscritto con il finanziamento dal patrimonio di vigilanza. Esattamente, l'aveva fatto correttamente. Senta, si ricorda se con riferimento a questo cosiddetto mini outcap la banca poi ha adottato anche la procedura che è prevista dall'articolo 2358 del codice civile? Con riferimento ai... al mini outcap, se vuole consultare gli altri a sua firma, può chiedere al tribunale l'autorizzazione. È stato autorizzato. Non importa, non ricordo, solo per portato all'attenzione del tribunale. Senta, sulle caratteristiche delle operazioni di aumento di capitale 2014, in realtà, come dicevo, è già intervenuto il test emissione, o semplicemente alcune precisazioni. Si ricorda l'importo del mini outcap 2014? 100 milioni di euro, sì. Va bene, e senta, si ricorda se anche questo prevedeva la possibilità del finanziamento finalizzato? Sì. Assolutamente. Sì, ricordo sia nel 2013, sia nel 2013, sia nel 2014 prevedevano questa possibilità, e su entrambi c'era stata appunto questa interlocuzione con la Banca Italia, poi con la Banca Centrale Europea nel 2014, in cui appunto veniva richiamato proprio questo concetto del finanziamento per azioni deve essere scomputato dal patrimonio di vigilanza.
E poi ecco, ricordo anche che nel 2014, ma non so se è stato Giorgio, c'era un premio fedeltà per le azioni, c'era un premio fedeltà per le azioni del 25% per chi manteneva le azioni per 36 mesi. Era previsto un prestito obbligazionario anche nell'operazione 2014, si ricorda, colonnello? Sì. Era previsto, era 608 milioni di euro di azioni e 608 di obbligazioni. Okay, queste però non erano... No, in questo caso no. Ho capito. Senta, due dati relativi alla situazione patrimoniale della banca in estrema sintesi. Vuole riferire al tribunale nel corso degli anni quale fu il valore delle azioni deliberato dall'assemblea di soci su proposta del consiglio di amministrazione, direi a partire da 2008-2009 fino ad arrivare poi al periodo di indagine, e gli eventuali utili conseguiti dalla banca, comunque il risultato economico conseguito dalla banca e i dividendi distribuiti e le modalità di questa distribuzione, colonnello. Sì, se vuole consultare magari questi sono numeri, forse andranno. Sì, certo, i numeri esatti, forse non so dove va tu. Sì, se vuole consultare. Devo andare dove? No, sono dati documentali, come lei ci richiama, il valore delle azioni in quegli anni, gli utili sono stati acquisiti. Sì, no, ma se gli dice ce li ripete, voglio dire. Va bene. Sono utili, se volete sopra da sedere, mi avevo ovviamente. No, vabbè, come rispetto dei sintesi. Comunque io ho memoria, diciamo, ricordo, magari forse sì, sono esattamente, però ricordo che il valore dell'azione era, ripeto. Ma io l'informativo se vuole che la esibisco io. Sì, il valore del titolo nel 2008 era 60. Il microfono quello sì, che scusa, sì. Il valore del titolo nel 2008 era 60 euro, è arrivato a 60,50 nel 2009, 61,50 nel 2010. E poi dal 2011 è rimasto costante a 62,50 fino al 2014, anzi fino al 2015 quando poi c'è stata la crisi. E per quanto riguarda ecco, il discorso dei dividendi, ecco, uno delle principali attrattive della Banca Popolare di Vicenza, diciamo così, negli anni era sia appunto il valore dell'azione che cresceva in continuazione, quindi aveva un certo appeal naturalmente per gli investitori, sia il discorso dei dividendi, perché era un titolo che dava un dividendo di 0,50 per azione, anche di più, anche un euro precedentemente, quindi al 2010 un euro su quelli che erano all'epoca 40 euro, 50 euro, insomma era un dividendo rilevante. E appunto la plusvalenza che deriva dall'azione. Nel momento della crisi 2008-2009 questo, diciamo, il non c'è più, perché il titolo rimane fermo a 62,50 e fra l'altro, e questo è un dato ritengo abbastanza rilevante, come si nota da questo istogramma, già nel 2009 la stragrande maggioranza dei dividendi vengono ripartiti in azioni. Evidentemente era carente di liquidità. Lo stesso avviene nel 2011-2012, dove nel 2011 32 milioni di euro di dividendi, quindi tutti i dividendi, 32 milioni di euro vengono distribuiti in azioni, e nel 2012 l'importo totale dei dividendi, diciamo così, distribuiti ai soci. Quindi il conto totale dei dividendi distribuiti ai soci, che per il 2010 erano 32 milioni, quando vengono distribuiti nel 2011 vengono distribuiti completamente in azioni, non in contanti come era avvenuto in precedenza. Lo stesso avviene nel 2012, quando i dividendi del 2011 erano pari 62 milioni, se vi ricordare, vengono completamente distribuiti in azioni. Quindi questo aveva un doppio effetto di, diciamo così, svuotare il fondo acquisto azioni proprie, e nello stesso tempo
creare una, diciamo così, finta redditività che in realtà non c'era, perché venivano distribuiti titoli e non cash, non contanti, e quindi, come dire, mascherare una liquidità dell'azione che non c'era. Senta, e sulla Napoli che è arrivata anche per un terzo esercizio, ricorda? E un terzo esercizio finanziario, sì. Vuol dire rispetto a era quello che vedo nel programma adesso e che ricordavo anche nel 2009, quindi sostanzialmente all'inizio della crisi finanziaria, vedo che effettivamente la totale, il titolo del dividendo che era 1,15 dell'azione, che era diciamo il dividendo sull'azione che era 1,15 euro, 0,14 è stato pagato diciamo cash in contanti, e la restante parte 1,01 è stato pagato con azioni. Quindi ecco questo terzo esercizio, sì. Ho capito. Senta, abbiamo detto questo, vuole riferire l'entità del fondo acquisto azioni proprie risultante nel corso degli anni dal bilancio della società, quanto ammontava della parte complessiva, sia quota disponibile che indisponibile? Sì. E affiliando invece cosa registrava questa posta sì. Di bilancio di Banca Popolare di Vicenza? Sì, qua siamo sempre sul problema della liquidabilità delle azioni. Perché il fondo acquisto, appunto, essendo un'azione il cui valore non è determinato dalla domanda offerta, chiaramente il fondo in questo tipo di banca, il fondo acquisto azioni proprie, fungeva da elemento fondamentale per la liquidità dell'azione, e quindi noi vediamo che proprio all'inizio della crisi, più o meno all'inizio della crisi finanziaria nel 2009, il fondo acquisto azioni proprie aveva 150 milioni di euro di plafond, diciamo così. Chiedo scusa, contabilmente il fondo acquisto azioni proprie dove viene allocato in bilancio? Tra quali voci? Contabilmente il fondo acquisto azioni proprie diciamo, è una voce passiva, diciamo, una voce passiva nel senso che le azioni proprie costituiscono l'elemento da scomputare dal patrimonio, dal capitale, dal patrimonio di vigilanza. E, il fondo serviva per la banca per, diciamo così, come polmone per poter acquistare e vendere le azioni. Quindi in questa compravendita, più questo fondo era elevato e più si potevano scambiare azioni. Quindi nel tempo, nel 2009 era 150 milioni di euro, successivamente su iniziativa del CDA è stato portato fino al 2012 a 240 milioni di euro, questo per garantire una maggior possibilità di riacquistare le azioni e poi rivenderle. È un dato non irrilevante perché nel momento in cui il titolo era cominciato a diventare liquido, perché non aveva più appiglio, come dicevo prima, cioè dal 2008-2009 in poi, era necessario garantire il riacquisto delle azioni dei soci, i quali le volevano chiaramente vendere perché non davano più redditività, non davano più valenza al titolo di dividendo e non davano più redditività in termini di plusvalenza dell'azione, perché rimaneva sempre pari. Quindi chiaramente c'erano tantissime richieste, come le nostre indagini hanno accertato, c'erano tantissime richieste di vendita. La banca che cosa faceva? Dal 31-12 fino alla, diciamo, alla data di approvazione del bilancio ha creato un cosiddetto blocking period, in cui diceva no, blocchiamo tutto, non acquistiamo, vendiamo azioni, perché ciò potrebbe creare una distorsione poi nella valutazione del titolo, che veniva fatta peraltro all'esperto indipendente appunto ad aprile sul bilancio dell'anno prima. E, dopodiché diciamo, cominciamo naturalmente, i soci volevano vendere azioni, quindi vendevano le azioni e il fondo acquisto azioni proprie, che era quasi a zero al 31-12, si elevava notevolmente. Poi bisognava svuotarlo verso la fine dell'anno. Questo è un concetto fondamentale, perché cosa succedeva? Che si creava una posta anomala in cui questa era altissima, non so, a settembre, e poi a dicembre era quasi pari a zero. La banca si giustificava con gli organismi di vigilanza dicendo che da una parte c'era questo blocking period, poi
molti volevano vendere le azioni per riscuotere il dividendo e poi le riacquistavano verso fine anno per in un'ottica poi di riacquisizione del dividendo successivamente. In realtà quello che le indagini hanno dimostrato è che nel periodo, soprattutto nel periodo finale dell'anno, c'era una serie di operazioni su quota fondo dirette proprio a ridurre questo fondo e quindi bisognava cercare i clienti, i soci della banca che acquistassero queste azioni oppure i fondi che le acquistassero fittiziamente, ma le azioni rimanevano in pancia alla banca, si rappresentava il fondo azioni proprie a fine anno pari a zero, quasi a zero, e questo andava a incidere prima sulla valorizzazione dell'azione dell'anno dopo da parte del dottor Bini, che naturalmente aveva delle condizioni che poi creavano sicuramente una situazione patrimoniale migliore, e poi naturalmente era una situazione patrimoniale migliore in generale anche per i ratios di vigilanza. Ho altre domande, signor Presidente. Sì, il test è diretto solo al pubblico medico, o se no si fa? Grazie. Ci vediamo, domanda. Buongiorno, Coronella. Buongiorno. Avvocato Vettore per le parti civili. Prima ha fatto riferimento alla consulenza relativa al prezzo delle azioni a 48 euro ad azione. Nel corso delle vostre indagini avete avuto modo di attuare quali siano state le divergenze fra la perizia poc'anzi da lei citata del professor Bini e la perizia successiva del 2015 in cui il prezzo veniva drasticamente ridotto da 62,50 euro a 48 euro d'azione? No, questa analisi l'abbiamo fatta, perché è un'analisi tecnica particolarmente che non è stata da lui eseguita, ecco, il valore delle azioni sicuramente sono dei altri competenti tecnici che potranno rispondere. Va bene. Per quanto riguarda le intercettazioni eseguite, lei prima ha fatto riferimento alle intercettazioni sulle utenze in uso a Sorato, Zigliotto, Miranda e Pellegrini. Sì. È mai stata intercettata l'utenza telefonica del presidente Zonin? Certo. E è emesso nulla di rilevante o... Ma è emesso nulla dalle intercettazioni all'utenza del dottor Zonin relativamente ad operazioni relative a capitale finanziato, alle operazioni baciate? Per quello che ricordo le intercettazioni no, però poi abbiamo tutta una serie di atti di indagine. Vabbè, in cui... comunque non possiamo chiedere valutazioni a teste su quello che è emesso. Le intercettazioni sono agli atti quando... Non ho chiesto valutazioni, non sono corretto nella domanda. Sì, è emerso nulla, significa che sono emersi elementi significativi indizianti riguardo a quella posizione, è una valutazione. Sì, ma mi scusi signor Presidente, io ho chiesto se sono emersi dichiarazioni relative ad operazioni baciate. Mi ha risposto no. No, comunque ha risposto. Stava rispondendo no, però avrei gradito sentire la fine della risposta, se è possibile. Sì. Lei ha detto che non è emerso nel corso delle intercettazioni. Se lo ricordo le intercettazioni. No, però abbiamo una serie di atti indagini che sono gli atti. Che sono agli atti in cui sono emersi rilevanti elementi sulla sua posizione. Mi potrebbe dire quali sono questi atti di indagine e quali sono questi rilevanti elementi? Abbiamo, adesso non ricordo il numero della nota, però abbiamo, mi ricordo la data, 14 settembre del 2017, che riepiloga tutti gli elementi a carico di Giovanni Zonin, tutti gli elementi probatori rilevanti. Sì, mi scusi, lei non li ricorda? Qualcuno, quelli che li può ricordare? Io ricordo sicuramente il solito. No, solo come metodo, signor Presidente, siccome ci saranno testi, poi dovranno riferire gli accertamenti compiuti in modo specifico sulle varie documentazioni sequestrate, sulla scoperta delle telefonate e via dicendo, le richieste che viene ad ognuno le proprie domande e quindi possano riservare questo tipo di domande ai testi che hanno fatto questi accertamenti. Vorrei capire se è una posizione intanto, perché non è stata formulata opposizione. No, certo, ci sono singoli operatori di polizia giudiziaria per ciascuno. Ok, però
Quindi devo concorrere un po', nel senso che se questo deve essere un controesame, ovviamente gli argomenti sono quelli trattati in sede di esame. Non mi sembra che al di là di un quadro generale e come dire uno sguardo d'insieme sull'attività di indagine atteste che sia stato mandato. Vabbè, avrebbe potuto farlo pubblico ministero come avvocato vettore, ognuno fa il suo lavoro, il pubblico ministero ha fatto le domande che ha ritenuto opportuno fare. Avvocato Cicotto per le parti civili, buonasera. Buonasera. Senta, poco fa, parlando della valutazione dell'azione della Banca Popolare dal 2008 in poi, ci ha riferito di un valore di circa 60 euro che poi andava ad aumentare anno per anno, no? Più o meno insomma, no? No, anno per anno, quindi da 60, 62, 60, 50, come ha detto 61 fino a 62 e così via. Senta, nello stesso periodo lei ci può riferire a quanto ammontava un'azione di, una, di altre banche popolari paragonabili, diciamo, quindi non quotate in borsa, le altre banche popolari che azioni avevano? Cioè il valore di queste azioni era molto differente da 60 euro al primo piano? In posizione, non sono comparati. Si ricorda? È un accertamento che ha fatto? No, non abbiamo fatto questo accertamento. No, siccome lei ha detto nel corso della sua deposizione che il valore delle azioni della Banca Popolare rispetto alle altre banche era molto più elevato, pensavo che questo intendesse un termine di paragone. Non è un accertamento. Ma allora come fa a dire che era molto più elevato? Sulla base di risulta dalle relazioni ispettive di Banca d'Italia, ha avuto circolo. Se le ha lette risultano le relazioni ispettive di Banca d'Italia. Quindi lei ha concluso questo sulla base delle relazioni ispettive della Banca d'Italia. Certo, cioè, c'erano relazioni, ci sono il valore che prima indicavo di 1,43, che è un moltiplicatore appunto che si discostava rispetto alle banche quotate che avevano un moltiplicatore medio di 0,67. Mentre il moltiplicatore delle altre banche non quotate, se non ricordo male, era 1,31, quindi è un moltiplicatore naturalmente fatto su una media, un paniere di banche quotate e non quotate che risultava più elevato quello della Banca Popolare di Vicenza. Naturalmente non sono però analisi fatte da noi, ma analisi appunto di rendimenti fatti dalla banca Italia, per cui non è questo cosa. Vabbè, senta, poco fa lei ha fatto riferimento al fondo acquisto azioni proprie e penso di aver capito appunto che questo fondo serviva per consentire a chi voleva vendere queste azioni di venderle, cioè la banca le acquistava, quindi si garantiva una certa liquidità al titolo attraverso questo fondo acquisto azioni proprie. E per quanto attiene ecco, una funzione simile, potevano averla avuto i fondi Atena e Optimum, i fondi lussemburghesi? No, lei ha fatto indagini su questo? Presidente, c'è opposizione, non c'è stata nessuna domanda del pubblico ministero. Ma si parlava appunto di sostenere la liquidità del titolo, c'erano altri mezzi, lei ha scoperto altri mezzi della banca che consentissero una certa liquidità del titolo, cioè che consentissero al mercato di comprare e vendere queste azioni? La liquidità del titolo era garantita da una serie di meccanismi fraudolenti che venivano posti in essere dalla Banca Popolare di Vicenza e che si riferiscono alle operazioni che faceva la banca con le operazioni baciate di finanziamento delle azioni e tutta una serie di altre metodologie operative che naturalmente diciamo, venivano utilizzate come meccanismi per arrivare appunto a fine anno ad aver svuotato il fondo acquisto azioni proprie. In sostanza la banca aveva il problema che doveva rappresentare una liquidità che non aveva. Quindi come faceva? Prima riacquistava diciamo, nella,
entro il settembre, diciamo più o meno dell'anno, riacquistava le azioni dai soci, e il fondo acquisto azioni proprie era molto elevato, tant'è che era oggetto di rilievo nell'interlocuzione con Banca d'Italia e BCE. Poi la parte finale dell'anno doveva rappresentare che queste azioni le vendeva, cioè ci dovevano essere dei soci che le compravano. I soci come le compravano? Le compravano perché erano indotti dai dirigenti, dai rappresentanti, diciamo, da tutta una serie di funzionari della banca, con queste metodologie fraudolente come quella delle operazioni baciate, no? Che è una delle metodologie, o come il passaggio attraverso i fondi di Cittadelli, che erano fondi veicolo strumentali a, diciamo così, fungere come le operazioni baciate all'acquisto fittizio di azioni. Quindi alla fine dell'anno, grazie a queste operazioni, diciamo, che svuotavano il fondo, la banca era ripulita completamente e sembrava avere una grande patrimonializzazione, cioè una, aveva sicuramente una solidità patrimoniale che veniva così messa in evidenza tanto agli organismi di vigilanza che vedevano che il fondo era pari a zero, tanto appunto all'esperto indipendente che poi doveva fare la valutazione dell'azione e che quindi, trovandosi in una situazione ripulita, aveva chiaramente una condizione diversa su cui poter lavorare. Quindi mi conferma che i fondi lussemburghesi avevano anche questa funzione? I fondi lussemburghesi avevano anch'essi la funzione di seguire come i soci che acquistavano tramite i finanziamenti baciati, le società veicolo che acquistavano tramite finanziamenti che passavano anche da una società olandese, la BPP Finance, che faceva il finanziamento, poi il finanziamento tramite una società lussemburghesi finiva ad altre società, diciamo, satellite di lussemburghesi, questo complesso, che poi acquistavano le azioni. Quindi il concetto era sempre quello del finanziamento per l'acquisto di azioni, e quindi svuotare il fondo, ma di fatto le azioni rimanevano nella disponibilità e in pancia alla banca, che aveva solo fittiziamente, diciamo, si era solo fittiziamente patrimonializzata. Si ricorda il nome di queste società veicolo, di alcune di queste società veicolo di cui lei, che lei ha citato, che acquistavano queste azioni? I nomi si ricordano? Ricordo Macalu, Jupiter, Brum, c'è cioè, una serie di società lussemburghesi, ma dovrei poi detenutamente rivedere gli atti per il contesto più complesso. Scusi, vorrei tornare un attimo alla questione del signor Villa che mandò una lettera, eccetera. Non ho capito bene che data porta quella lettera, che se lo ricorda lei. La lettera mi sembra di 2014. Ragazzi, è un documento della commissione, è stato prodotto da 2014, grazie, non ho altre domande. Di difesa. Avvocato Brusetti, difesa Zonin. E torniamo un momento sulla relazione, ha già detto che non ha operato un confronto, cioè ha fa riferimento soltanto a quel confronto già riferito. E lei ha verificato anche se altre azioni banche, altre banche popolari in quel periodo, del 2009-2010, hanno distribuito gli utili mediante assegnazione di azioni? Avete fatto un'operazione a confronto? No, sulle banche è stata fatta. Lei avete fatto accertamenti per vedere per esempio banche vicine come la Banca Popolare dell'Alto Adige, lontane, Banca Popolare di Bari, che svalutazione hanno proceduto delle azioni anche successivamente al 2015 del valore delle azioni? No, sinceramente no, anche perché non era oggetto dell'indagine, diciamo, del Fernando. Certo. Ma allora a questo punto su cosa si basa il suo giudizio che più volte ha ripetuto che il titolo non valeva per quello che sono stati i vostri accertamenti, ove non avete operato un confronto con nessuno degli istituti equiparabili? Come fa a dire che il 60 era un titolo sopravvalutato, quello del 2009 e del 2010? Quali sono gli elementi? Il titolo era sopravvalutato perché non c'era, erano stati posti in essere una serie di meccanismi fraudolenti che avevano portato. E quello risponde a quali sono i meccanismi, ma non le operazioni baciate, anno per anno, cominciamo dal 2009, vuole indicarmi specificamente i meccanismi fraudolenti. Allora, i meccanismi fraudolenti erano le operazioni baciate. Voglio sapere nel 2009 se lei è in grado, sulle cioè, non in generale come criterio generale, nel 2009 mi indichi le operazioni baciate che avete accertato e li distingua per cortesia dalle operazioni invece che erano acquisti con fondi propri che venivano eseguiti a ottobre
e che venivano rivenduti eventualmente nel corso dell'anno, se avete compiuto questi accertamenti. Sì, noi abbiamo tutto, diciamo, tutto agli atti e abbiamo naturalmente rendicontato nelle annotazioni di polizia giudiziaria. Tutte le conteggiato per anno, vediamo la rendicontazione di questi atti. Partiamo dal 2009, 2010, 11, 12, dato che il fenomeno inizia nel 2009. Chiedo scusa, capocolonnello, dica pure che voi non avete accettato la natura, chiamiamo l'ambasciata, le operazioni, io vi stavo chiedendo, credo che mi fare un'attività estremamente complessa, avete avuto un'attività che avete svolto direttamente come uno studio di polizia? Ma le operazioni ambasciate sono state avete recepito le risultanze delle relazioni ispettive? No. Sì, sì, no, ci stavo arrivando, infatti, naturalmente hanno sentito dei compiti. Anche al Tribunale, signor Presidente, un numero cospicuo di soggetti che hanno fatto le operazioni, ovviamente di questo il colonnello non può riferire, per cui un accertamento in questo senso l'hanno fatto ma direttamente assumendo la situazione dei testimoni diretti interessati. Questo vale, come ho detto, per i clienti della banca, così come vale per i dipendenti della banca. Poi l'attività di accertamento, che è evidentemente l'attività valutativa sulla natura o meno correlata dell'operazione, è evidentemente stata fatta da altri e non dal personale di polizia giudiziaria che è qui rappresentato dal colonnello Suma. Per cui certamente non può riferire il colonnello se l'operazione di Tizio Caio Sempronio sia o meno correlata. Sono intervenuto in questo senso. Perché... Allora, diciamo sì, che però, alla domanda dell'avvocato Ambrosetti non è in grado di rispondere nella misura in cui l'attività di polizia giudiziaria si è limitata all'acquisizione di informazioni da parte, penso, degli ispettori di Banca Italia, dei tecnici, delle sì, sì. persone informate sui fatti, che così attività specifica, diretta, di analisi contabile. No, anche perché, esatto, come ha detto giustamente il dottore, noi siamo organi di polizia giudiziaria, quindi abbiamo la sì, però il test ha più volte detto operazioni fittizie con molta sicurezza. Allora, a quel punto, dica quello che secondo altre organi inquirenti sono state ritenute fittizie. Non è che lui è in grado, allora, lei è in grado di dire elementi ulteriori rispetto a quelli di altri organi consob su cui avete accertato la fittizietà, avete svolto accertamenti, avete rinvenuto documenti, per esempio dato che lei ha più volte in maniera molto perentoria ha detto venivano acquistati a novembre, era un'operazione fraudolente fittizia, a maggio venivano riversati. Quali sono gli elementi che voi nella vostra attività di indagine avete acquisito al di fuori di quelli degli altri? Perché a quel punto io devo capire perché quell'operazione in generale fittizia può essere anche un soggetto che ha 100 milioni di euro, come è capitato, abbiamo già sentito il test di Fabrini, che ha fatto un investimento e ce l'ha detto. Volevo sapere, quindi, se vogliamo parlare dell'operazione di Fabrini, mi spieghi perché quella lei la ritiene fittizia o non la ritiene fittizia. Allora, mi pare che il test del colonnello abbia chiarito che accertamenti diretti su singole operazioni della banca di acquisto e vendita d'azione sono stati fatti da lei o dal suo nucleo? Sì, no? Ripeto che non, noi siamo con la polizia giudiziaria, quindi non abbiamo valutato dal punto di vista tecnico l'operazione baciata. Non è gratis. E volevo tornare anche sul capitale, lei anche qui ha affermato qualcosa dicendo che le operazioni, queste operazioni, venivano a creare un capitale artificiale in maniera fraudolenta, ma quant'era la percentuale del svuotafondi negli anni? Quant'erano le cifre dello svuotafondi e quant'era in percentuale rispetto al capitale della Banca Popolare, anche negli ultimi anni? Devo consultare gli atti perché i numeri esattamente non li ricordo. Quindi il totale del fondo nel 2009 era 150 milioni di euro. E quant'era il capitale sociale? 69 milioni di azioni, 69 milioni circa. Nel 2010 170 no, 150. Cioè
non è il numero delle azioni, volevamo il patrimonio netto della Banca Popolare, se in grado di riferire. Non ce l'ho qui sotto controllo, non lo vedo perché non sono italiano. Non ce l'ha, quindi anche l'ultimo anno, quando era circa 2 miliardi se non sbaglio, voglio dire quant'era? Cioè, 3 miliardi. 3 miliardi di capitale, voglio dire, lo svuotafondo incideva quanto? Quant'era per esempio nel 2012, dato che hai detto che era il capitale percentuale, quanto era stato svuotato? Perché al massimo è arrivato a 200 milioni. Quant'era per esempio a fine del 2013, inizio del 2014, per capire come aveva inciso sul capitale? Il fondo, se i propri alla fine del 2012 era pari a zero. Su 3 miliardi di capitale sociale, voglio dire. Sì. Avevo un'altra domanda, quindi me l'ho segnata, adesso mi guardo sempre. Ecco, chiedo scusa perché non ho tolto. Ho visto la pizza delle azioni. Ecco, il blocking period è una disciplina che era soltanto della Banca Popolare di Vicenza, cosa avete accertato, o era presente in tutte le altre banche popolari delle Regioni? Ripeto che non ho fatto accertamento con altre banche popolari. Va bene, grazie, non ho altre domande. Posso stare seduto, mi sembra, è avvocato Manfredini, difensore del signor Figliolo. Buongiorno, colonnello. Lei prima ha parlato nell'ambito delle indagini svolte all'epoca delle perquisizioni e successivamente di intercettazioni svolte nei confronti di soggetti che erano indagati, e ha citato anche altri nominativi, se non sbaglio, Tossena, Ticcato, Monocchio e Miranda. Voi avete svolto indagini quindi anche nei confronti di questi soggetti? Certo, sì. E dalle vostre indagini sono risultati che quindi altri membri del CDA direttamente, perché risultavano direttamente o tramite aziende a loro collegate aver acquistato azioni Banca Popolare di Vicenza a fronte di finanziamenti ricevuti dalla banca? O era solo la posizione Zigliotto che figurava essere un... C'era la posizione di Zigliotto e la posizione di Tossena. E quella di Monocchio? Abbiamo fatto accertamenti anche sulla posizione. E anche quella posizione aveva acquisti di azioni tramite società, non direttamente, ma tramite società, acquisti di azione con finanziato? C'erano dei collegamenti, ma anche qua, ripeto, non essendo sempre un organo di polizia giudiziaria, ci sono agli atti appunto le risultanze dei consulenti tecnici che hanno verificato se si trattava di operazioni finanziarie. Sì, però voi con l'informativa, non so se lo dico, riassuntiva 4 settembre 2017 al numero 318726, avete fatto un elenco di soggetti per voi indagati e avevate ricompreso anche tutti questi? Abbiamo segnalato, sì, abbiamo fatto la segnalazione di tutti i soggetti, compiutamente riepilogando tutte le risultanze. Okay. Adesso, signor Presidente, io faccio una domanda prima di essere bloccato. Il Pubblico Ministero non ha toccato il tema rimborsi e stralci. Estorni. Però il capo di progetto della lista testi di tutti quelli della Guardia di Finanza resta così: in merito ai fatti oggetto di imputazione e in particolare circa le attività di indagine compiute, gli accertamenti di polizia giudiziaria svolti e i loro esiti. Allora io in controesame posso toccare il tema degli storni oppure no? Chieda se è un accertamento su quale il test può rispondere direttamente, perché presumo che ci siano, come prima specificato il dottor Salvadori,
testi operati, chiamati a lavoro ciascuno su una specifica attività di tanti. Sì, sono argomenti relativamente tecnici che non ho trattato personalmente, quindi posso riferire in maniera generica, ma non so quanto può essere. C'è un test di PG che ha svolto direttamente questo accertamento, dottor Salvadori? Sì, signor Presidente. Vale. Che però non è citato. Per quel riguardo me. C'è un test di PG, no, significa che indicato che oggi non è citato. Non è citato oggi, ma è indicato in lista test. Se ho detto c'è un test di PG su questi accertamenti. Va bene. No, allora per spiegare, perché magari non vorrei se sotto. Ma inteso, lo scopo di questa testimonianza è praticamente quello di dare uno sguardo, sì, molto generale, forse di cultura generica, insieme pare, sull'attività che era stata svolta. Mi pare evidente, la scelta che abbiamo fatto, io dovrei pensare a quella poi di sentire direttamente gli operanti, i marescialli, vale a dire essenzialmente, che hanno fatto gli accertamenti, quindi hanno visto carta per carta, piuttosto che la persona con il colonnello Suma che ha coordinato l'attività. Tutte le annotazioni di servizio sull'esame documentale sono a firma dei successivi testi che saranno citati, che sono tutti marescialli, qualche forse finanziario di carriere, che sono stati inseriti in lista testi. Per cui questo era l'oggetto di oggi, dopodiché sentiremo recitarne qualcuno che riferirà in modo specifico sugli accertamenti. E quindi? Quindi il test, ha detto che non è un aspetto che ha riguardato il suo ambito di indagine, perché il colonnello, ovviamente, in quanto colonnello, si è limitato all'attività di coordinamento. Sentiremo gli operanti, credo siano i marescialli, che hanno fatto gli accertamenti concreti. Quindi la domanda che posso fare è generica al massimo: degli stormi relativi al signor Figliotto, lei non sa nulla. Storie relative al signor Figliotto, no, non ne so rispondere. Non sei. Degli ipotetici storie. Beh, non se ne occupato. Grazie, nessuna altra domanda. Domanda, sì, avvocato Letta di Piazza Marini. Buon pomeriggio, Antonella. Prendo lo spunto da una dichiarazione che lei ha fatto prima rispondendo al pubblico ministero con riferimento all'AUCAP 2013-14, AUCAP e mini AUCAP, che ha fatto un'affermazione, se non ho annotato male, dicendo che i dirigenti di Popolare ben dovevano sapere che doveva essere scomputato dal capitale di vigilanza l'importo del capitale finanziato. Certo. Bene. Lei o il suo ufficio avete accertato chi erano gli interlocutori di Banca Italia per queste operazioni? Quando dici i dirigenti, nominativamente me li sai indicare? I dirigenti della Banca Italia? Lei ha detto che i dirigenti dovevano ben sapere, tutti lo sapevano perché c'era questa interlocuzione. Avete accertato? Mi sai indicare chi sono questi dirigenti a cui devi fare? Ma di quale banca? Della Banca Popolare di Vicenza o della Banca Italia? Scusi, non ho capito la domanda. Lei ha detto prima, sì, che i dirigenti di Popolare dovevano sapere che l'importo dei finanziamenti correlati doveva essere scomputato dal capitale di vigilanza perché era stato, certo, oggetto di interlocuzione prima con Banca Italia e poi con BCE. La mia domanda è: questi dirigenti hanno un nome, è in grado di dirlo o lei non è in grado? Da quello che ricordo, il dirigente che firmava le note di risposta nell'interlocuzione di Banca Italia era il direttore generale Samuele Sorato. Per cui è proprio il plurale che lei ha usato? No, perché cioè non è il proprio, quello allora, che lei ha mandato, poi se andiamo nell'analisi non so dirle adesso chi formava il documento. Allora, al di là di Sorato, lei non è in grado di indicare altri nomi. Sorato ricordo che firmava i documenti, non ricordo diciamo chi materialmente trattasse poi la pratica materialmente. Faccio una domanda generale, prima di fare quelle particolari se lei è in grado di rispondere. È lei che ha parlato genericamente delle attività di perquisizione che avete fatto presso la Banca Popolare. La diretta è coordinata personalmente lei o qualche suo aiutante? L'attività di perquisizione nei vari uffici. Hai cominciato soci,
è lei che ha coordinato l'attività di perquisizione e sequestro in seno al comitato soci? Non mi sa indicare chi concretamente ha coordinato questa attività? Dovrei rivedere gli atti per vedere chi è andato verso il comitato soci e chi ha coordinato. C'è andato lei? Io no, non ci sono stato. Ultima domanda, ha risposto prima al pubblico ministero che ha fatto indagine anche sull'ispezione Banca Italia 2012. Sì. Può brevemente ricordare al Tribunale quali erano le conclusioni delle vostre attività di indagine in relazione a questa particolare vicenda? Sinteticamente, quali non proposte? So riferirle perché non so. Allora, sì. Si ricorda che proposte di ulteriore attività di indagine avevate proposte? Non ricordo, dovrei rivedere gli atti. Le PAR, se ha sotto mano l'informativa datata 10 febbraio 2017. È un'informativa della Guardia di Finanza, sì, 10 febbraio 2017. La fioriazione non ha pubblicazione, è un'informativa depositata numero 56-947 di repertorio. Non ricordo, dovrei prendere in mano gli atti e vedere cosa abbiamo scritto esattamente. Vabbè, rinuncio. Potrei mostrarla, se, ma però rinuncio, chiederò gli altri testi. Altri testori, dopo l'esame? Riesame? Colonnello, solo una curiosità al volo. Il bilancio di Banca Popolare era redatto secondo i principi contabili internazionali, è corretto? Certo. Lei prima ha detto questa cosa che mi ha colpito, il valore degli avviamenti è rimasto pressoché invariato con la postazione in bilancio dal 2000 in poi, sì, per un lasso temporale di oltre 14 anni, così, ultradecennale diciamo. Diciamo adesso io ricordo gli ultimi 5 anni, a partire dal 2010 ricordo che erano 142 milioni di euro. Ma è stato mai sottoposto questo valore a un impare test? Che lei sa? Sì, sì. Il test si è previsto degli avviamenti, certo. Tutti gli anni è stato e ovviamente ha superato, anche perché era obbligatorio un impare test. Certo, sì, è la base del test degli avviamenti, certo. Va bene, possiamo qui, se questa domanda si vuole domandare a testa che il cambio di valutazione degli avviamenti nasce dal cambio della normativa con l'introduzione della vigilanza BCE, che solo in quel momento si deve procedere alla svalutazione degli avviamenti. Può rispondere? Le risulta colonnello? No, ho capito la domanda. Sì, cioè credo che gli avviamenti sono rimasti mutati. Abbiamo chiarito che venivano controllati ogni anno, sono stati sottoposti a più ispezioni nel corso degli anni anche della Banca d'Italia. La grossa svalutazione che segue per la Banca Popolare, come tutte le banche italiane, dal 2015, lei è in grado di confermare che nasce dal cambio di normativa e di valutazione degli avviamenti imposto dalla nuova normativa della Banca Europea? No, gli avviamenti dovranno essere valutati anno per anno nel corso degli anni, indipendentemente poi dal cambio della normativa, quindi evidentemente dal 2005 al 2006, dal 2006 al 2007 e via discorrendo, fino alla fine ogni anno avrebbero dovuto essere valutati. Vabbè, credo che sia abbastanza detto di comunicazione. Va bene, possiamo congedare il colonnello? Abbiamo terminato, grazie. Prego.
Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata, su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione a soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiu.com. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiu.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più. BPV, risparmiatori ingannati, l'azione di IR responsabilità. Il terzo libro dossier di Vicenza Più documenta i 2 miliardi di euro di danni chiesti dalla ex popolare vicentina a Gianni Zonin, ai suoi amministratori, direttori e sindaci. Ti fa sapere i come e i perché. BPV, risparmiatori ingannati, l'azione di IR responsabilità. Trovi il libro dossier a 10 euro nelle migliori edicole e librerie, su Amazon e sullo shop di vicenzapiu.com.